Bella a tutti ragazzi! Eccoci qui in questo nuovo video. Ciao ragazzi, come state? Beh, noi bene, almeno ancora non siamo morti. Per vostra sfortuna. Esatto, per vostra sfortuna, no dai. Comunque, i ragazzi ci amano in verità. Comunque siamo in questo nuovo episodio di FIFA dove Davide ci mostrerà come si fa una formazione. Nacho Fernandez è infortunato, abbiamo altri due giocatori infortunati. Se ci si infortuna un altro giocatore, possiamo prendere FIFA, spaccarlo e buttarlo dalla finestra. Lo facciamo, eh? Appena si infortuna un giocatore, io prendo il disco e lo spacco. Perché appena lo fa infortunare un giocatore. Ragazzi, adesso concentriamoci sulla partita. C'è la Roma, ok? C'è la Roma. Coppa! Coppa! Gol, signori, gol! Ragazzi, avevamo temuto per l'HD più vero che aveva tipo un piccolo bar. Ma guardate qui! Ma guardate! Oh, vai! Grande! La lascia perché potrebbe rubare il gol, invece non la lascia giustamente perché è così. Grandissimo. Ah, sì, sono figo. E c'è il gol, ma non lo potete lanciare solo! Scuffetto la pagata! Ragazzi, Javier Hernandez! E Cicerito Hernandez! Sì, Cicerito, signore! Cicerito ci purga! Lo sapevo, ma perché? Guarda, lasciato solo! E andiamo! La palla non vuole uscire, signori! Non vuole uscire, di conseguenza niente cambi! Adesso... Ancora non continua a non uscire la palla, niente cambia. Buttala fuori, No, ma che sei pazzo? Subire magari una ripartenza loro. Ragazzi, viviamo insieme questi ultimi minuti contro la Roma. Forza, non la buttare fuori. No. Qualsiasi cosa potrebbe essere letale in queste fasi. Ora pigliamo il gol. Abbiamo velocità. Vabbè, però concessione in casa della Roma. Fai conto che abbiamo preso pure un palo. Già l'avremmo chiusa quel. Avremmo fatto quel secondo in che erano morti. Dai, spazza. Bravissimo, perfetto. Dalla subito. Perfetto, compa, guardami che c'è Marcos Junior. Dribblatelo. Qui. No! Non è finito niente, qua si lotta per chi deve avere l'ultima azione. No! Finita, arbitro maledetto! Ultima azione. E ci andiamo con un punto, sempre più ultimi, gente. Ma comunque è grande Palermo, guardate, due tiri in porta per tutte e due le squadre. E la Roma qualitativamente molto superiore comunque. Peccato perché essendo in vantaggio, ovviamente. Un palo, cazzo. Vediamo il settimo, dai. Duncan non vuole aumentato lo stipendio, tanto che siccome guadagna poco. Se intanto abbiamo ristabilito. Che ancora non sa al 100%. Vediamo la classifica, ragazzi, siamo a meno chissà quanto dal primo. Meno 10 dal primo posto. 5 vittorie, 4 mezzi di sconfitto. Comunque ottimo. Ciao, ottimo, abbastanza buono. Andiamo a vedere le mail insieme e poi facciamo la rosa. E all'ultimo ci vediamo per la partita. Perfetto, perché ci serviva in difesa. Serviva un comunque, facciamo formazione. Gioca. Ok ragazzi, andiamo contro il Parma. Siamo in casa, oggi unica parola, vittoria. Dario ha messo in casa l'ospite senza guardare. Già piove, non mi piace. Abbiamo cambiato il modulo. Piove, non mi piace. Andiamo. In mezzo, lì, ben solo. No, cosa fai? Prega, quello lì. Chi è che prega? Nicola. Ma grande Junior. Io lo dicevo che è un fenomeno, un talento. E nelle partite, cioè, può fare la differenza perché ha una grande velocità, grande dribbling. Guardate qui. Cioè, lo dovremmo provare più spesso, forse Stevanovic ci può andare. Forse Stevanovic c'è il nuovo CR7. Gareth Bale, parte Bale, l'uomo da 101 milioni di danari! Di danari! Di pesetas! Mamma mia, Duncan, col cuore! Che ritorna da dietro! Mesba, gente, cioè giochiamo con gente come Mesba. Ma ve ne rendete contro un Mesba? Guardatelo questo lancio, perché credo che Dario ha detto che sono improponibili ora come ora questi lanci. Ma lui sono importanti.
Marcos Junior, se prende palla lì può essere pericoloso. Davide, fai schifo! Marcos, cosa fai, Marcos? Dritto per dritto. Attimo. La calcio di posizione perfetto, Stevanovic troverà qualcosa. Metti in mezzo. Oh, oh no! Cos'è? Buon tassi! Guardate ragazzi, cioè, non portare a casa questa partita sarebbe la suicida. La palla, la può mettere in mezzo, ci ripensa, poi tira. La... Ma cosa ha fatto Stevanovic? La finta, poi il tiro, ma è stato bravo Mirante, mi sembra che... il problema è che 7 team non riesce a metterla dentro. Ragazzi, andiamo a giocare. Intanto vedete la formazione subito, velocissimamente, perfetto. Intanto andiamo a giocare con... Voglio passare, perché la Coppa Italia era un nostro obiettivo. Cioè, poi alla prima, almeno arrivare alle semifinali, qualcosa, dai. La Coppa Italia è un obiettivo che... Quest'anno vogliamo vincere la Coppa Italia, visto che il campionato comunque risulta molto difficile. Visto che questa è l'ultima stagione che facciamo. Esattamente, grazie, perché poi comunque sapete che finiremo questa. E beh, chiuderemo il canale per Coppa. Perché? Perché? Non lo so. Forza là. Quagliarella comunque. Quagliarella, prova subito la bomba! Davide si droga, vabbè. Ogni tanto. Che stacco! Che bel gol! Bel gol! Dario diceva non cambiarli gli attaccanti, invece si Lafferty. Ma che bel gol! Guardate qui subito! Cioè, si allunga. Guardate lo stacco proprio. Boom! Cioè, stacco bellissimo! Non lo fa mai con Damiano. Vai Pisano. Dai ragazzi! Forza! Dai! Che minchia fa! La colpa è sempre. Peccato, Davide, non sa fare un... La colpa è mia, quando dico di darmi non me la dai, sempre quando dici tu. Lafferty, ottimo Lafferty. Palla! Era... La vuole dare. Era un grande... Lucani nel Chievo. No! Grande Caio! No, minchia! Caio, chi sei? Qui grande Stefano, compa, cazzo fa, mi segna uno il Palermo. Stefano lì in mezzo per la capocciata di rigore. Che calcio di rigore, batte Dario come l'altra volta. Dario, ti raccomando. Come l'altra volta, Dario. Ma no, stavolta lo c'è. Minchia, tu li devi battere pure, non li sai battere. Cosa ho sbagliato col subito? Ma che schifo fai? Ma tirai un cannone e poi parli per me. O andare a fare le chiume ci mise. Grazie, adesso sapete pure la storia. Oh, il cross madonnesco di Dodò. Vai a... Un dono dal cielo, Davide lo scappa. Nero bro. Gabriele 77, c'è vergogna, qual è? Vergogna, merda, non sapete fare un rigore. Dario non sa tirare un rigore. Grande. Dai, Chievo, dai, fai... Non possiamo uscire per un'altra volta. No! Milanovic! Forza gente! Lancio madonnesco! Nulla è impossibile! Dai! Forza! Nulla è impossibile! Dai, si pompa forza! Niente, ora prendiamo il gol invece, niente, cioè, molto probabile. No, Dario, così no. Cosa? Secondo te il pallone il contrasto? Guarda, mi dai. Cazzo, fuori il gioco. Ah, pure parata sto portiere, che cazzo sei? Non te la volevo dare, però poi dicevo con te. Non ti... Ma perdi tanto.
perdo tempo perché cerco di ragionare. Sì, ma tu pure la passi in piedi. Entra Clayton, quello di Tarzan, ed esce un altro. Te la risparmi in questo momento, non è. La minchia. Allora la minchia! La minchia! Ti prego, Lafferty! Andiamo a Berlino! Andiamo a cinema! Andiamo a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino! Guardalo, Lafferty! Che strano! La tirano da centrocampo e ci fanno il gol della vita! Dai, Lopez! Nico! Dai! Forza! Forza! Energia! No! Energia! Qui basta! Dietro che te stai in mezzo! Che cazzo fai? Che no! No! No, fermateli! Gente che c'ha la manca! No! Gente che è presa! Gente che spacca tutto, distrutto! Oh, no, non siamo mai stati così... Cioè, col Chievo! Però si soffre... Sì! Basta, stavolta si passa, però... Così quelli che non volevano che vincevano... Come vi sentite? Stanno sentendo di merda. Guardate qua, 14 tiri contro i 4, dico io. E la prossima volta insegnate a tenere le ore. E sta per allenamento, dai. Va bene, ragazzi. Ah, ragazzi, vediamo qui il video. Vediamo chi è la prossima partita. Vediamo contro chi giocheremo. Contro il Napoli. Finalmente un po' di riposo. Guarda, contro il Napoli. Cioè, ero contro il Napoli, vedi che ho sparato a muro. Lopez ha bisogno di tornare al gol. Che schifo. Che schifo. Putridum. Comunque. Ciao ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Condividete, lasciate un like, le solite cose. Vi salutiamo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.